Salve care amiche ed amici, sono di ritorno a casa, qua sono le 19:40 circa. Sono di ritorno a casa perché sono andato al medico. Per fortuna non era niente, perché mi erano venute delle bolle in tutto il corpo che poi si sono andate mosse verso l'estremità per un'allergia. Forse un profumo che mi hanno regalato per Natale e che adesso ho buttato via. E ieri o l'altro ieri ho ascoltato una notizia che mi ha a dir poco allarmato, che è stato che quello che è successo a quel povero uomo di Napoli, che ha sofferto un infarto, la moglie chiama l'ambulanza e l'ambulanza non riesce a passare per le macchine parcheggiate in seconda mano, in doppia fila, o forse anche in tripla. Ed è morto, perché nessuno è andato a togliere la sua macchina da lì, che gli sarebbe costato poco o nulla. Allora io ho pensato: vogliamo lottare contro la corruzione? Perché la corruzione è sempre dei politici. E poi non lottiamo contro la corruzione del giorno dopo giorno, delle macchine in sosta abusiva, della spazzatura buttata selvaggiamente fuori luogo e fuori orario. E non so chi disse, se Mazzini o Garibaldi, dovevamo fare prima gli italiani e poi l'Italia. E invece non siamo un popolo solidario, perché veramente come si può far morire una persona perché non si vuole andare a togliere la propria macchina parcheggiata in doppia fila per fare passare l'ambulanza? Crediamo che i problemi dell'Italia vengano solo dalla classe dirigente e non ci rendiamo conto che quella classe dirigente l'abbiamo votata fra tutti. Quindi se loro sono coglioni, stronzi, assassini, delinquenti, è perché è evidente che qualcuno si sente rappresentato da loro. Ecco perché PD e PDL continuano a prendere i voti che prendono. Perché se vogliamo giustizia, se vogliamo farci gli intransigenti con i politici corrotti, prima dobbiamo essere severi con noi stessi. Perché altrimenti è facile dire che nel paese c'è disordine, c'è confusione, c'è caos. Ma ognuno di noi che fa per vivere meglio? Ognuno di noi che fa per far vivere meglio l'altro? E non può andare avanti così. È troppo comodo dire che è l'altro che sporca, che è l'altro che parcheggia male, che sono gli extracomunitari. Che il sistema non va, che c'è disordine nella città, che c'è sporco, quando poi si parcheggia male, potendo parcheggiare bene. Almeno reclamate per i parcheggi o per gli edifici da destinare a parcheggio. Reclamate per le ristrutturazioni architettoniche. Poi la gente si chiama a disobbedienza civile a non pagare tasse perché sono quelli della casta che rubano i soldi. È anche vero, ma intanto i cittadini comuni che fanno? Votano per comodo quelli della casta e poi si lamentano. Ma intanto hanno tolto beneficio. Poi ricordatevi che la burocrazia corrotta, non soltanto ci sono i burocrati corrotti, ma anche i loro parenti, familiari e amici, amici del potere e dei politici. Quindi se ci sono 100.000 politici in Italia, fra parenti, familiari e amici, diretti ad indiretti, ci saranno 2 o 3 milioni di persone che gravitano attorno alle amministrazioni pubbliche corrotte, alla casta politica corrotta. Quindi un mucchio di gente in più, dei professionali, dirigenti, burocrati e politici, molte 10 volte di più gente che deve essere rieducata. Perché non è che cambiando il primo ministro, il presidente del Consiglio dei Ministri, il presidente della Repubblica, il presidente di qualche partito o il segretario generale si rinnova il paese. Come dicono i telegiornali, adesso si va incontro a un rinnovamento politico perché abbiamo un nuovo primo ministro.
Intanto non hanno detto lo stesso quando Grillo si è preso il 25% dei voti nel paese e non lo hanno fatto governare. Perché il nuovo, veramente nuovo, dà fastidio alla casta. Però ecco, il mio messaggio. Non dobbiamo essere dei piagnoni, dei fregnoni, dando sempre le colpe agli altri. Dobbiamo assumere le nostre responsabilità. Il rinnovamento deve venire dal basso e da ognuno di noi. Quindi non deve più succedere che uno muore in ambulanza perché l'ambulanza non può passare per le macchine parcheggiate in doppia fila. Lì la colpa non è stata della ASL, dei politici, della regione, dello Stato, di Renzi. Lì la colpa è stata dei vicini di casa di quel povero uomo. La rivolta, la rivoluzione dei costumi, dei principi deve nascere da ognuno di noi, comportandosi bene e poi esigendo lo stesso agli altri e ai politici. Dal basso verso l'alto significa questo, che altrimenti puoi esigere cambiamenti significativi, ma finché lasci la macchina in secondo piano, butti lo sporco dove sia, l'Italia non cambierà mai. Se non cambieranno tutti e ognuno dei cittadini, poi si potrà esigere ai politici dei veri cambiamenti. Ma se noi non cambiamo, cambiamo coscienza, e poi i politici ti ritrovi che anche se cambiano persone sono sempre le stesse. Invece i cambiamenti devono venire da ognuno di noi e dal basso. Allora sì che si potrà esigere ai politici dei veri e significativi cambiamenti. Mi ha fatto molto pena sapere di quel povero uomo che è morto in quella maniera, per l'inciviltà dei suoi vicini e forse anche dei suoi amici, che in quel momento non si sono voluti sprecare. Quindi un appello a tutte e tutti voi. Bisogna cambiare l'Italia, cambiando tutti i nostri difetti e le nostre forme viziate di comportarci, perché altrimenti non cambierà mai il paese. E non ci dobbiamo aspettare dalla politica tutte quelle risposte che possiamo dare noi stessi individualmente. Perché la politica serve per amministrare collettivamente il paese. Ma quello di dire piove governo ladro. Ci sono molte cose che in Nord America si sono attivate grazie all'iniziativa dei privati e dei singoli individui. Per cui in Nord America, se delle macchine in doppia fila ostruiscono il passo dell'ambulanza, prima che l'individuo muore, viene un carro attrezzi e le leva tutte, anche fossero 1 chilometro di macchine. E poi i proprietari vanno in galera per 6 mesi e pagano per uscire la condizionale 1 milione di dollari. E poi sono pregiudicati e non guidano mai più. Invece in Italia siamo troppo permissivi e garantisti. I proprietari di quelle macchine, altro che multati. La macchina sequestrata, loro pagare 100.000 euro per non andare in prigione e poi non dovrebbero mai più guidare nel resto della loro vita. In Nord America fanno così. Ecco perché è un paese che va avanti. Il nostro invece no. Siamo permissivi, qualunquisti, garantisti, minimalisti. E beh, vabbè. E quella persona è morta e le macchine continuano a parcheggiare in doppia fila lì. Invece bisognerebbe togliergli la patente a vita. Fargli fare 6 mesi di carcere, fargli pagare una multa di 100.000 euro e che non guidino mai più. E poi dicevo, non bisogna avere aspettative dallo Stato, ma fare i rinnovamenti per conto proprio, fra la gente, per la gente e con la gente. E allora sì che la politica cambia. Ma se noi non facciamo nulla per migliorarci, per vivere più civilmente, per convivere più civilmente, allora ti tieni la merda dei politici che hai e stai zitto. Shh, zitto, perché non puoi fare l'ipocrita. Vivi da stronzo, fai vivere da stronzo, fai morire da stronzi gli altri e poi vuoi che tutta la colpa dei politici di Renzi, di Berlusconi, ma come cazzo parcheggi tu le macchine? Poi dici, ah no, perché non sono severi, non multano, colpa dei politici. Poi quando ti vengono a multare la tua di macchina che hai parcheggiato male, urli, baccagli e non vuoi pagare. È tutto un controsenso. Non si può voler vivere in un paese disciplinato da indisciplinati. Perché se bisogna castigare per le impunità che ci sono in Italia, cominciamo dal basso, a tutta la gente che parcheggia male e che causa
difficoltà e disagi nella vita dei suoi vicini e di tutta la città. Poi andiamo a vedere che fanno i politici, perché altrimenti no, non è così che si fa. Fanno bene i politici a fare come vivono, perché siamo tutti caproni che ognuno fa quello che vuole e se ne frega di tutto. Invece no, cominciamo a vivere civilmente e ordinatamente, con disciplina, e allora sì che si potrà cambiare tutto. Perché se milioni di persone cambiano, cambia anche la classe politica. Ma se ognuno fa quel che cazzo vuole, i suoi porci comodi, e poi magari vota PD o PDL solo per dei porci comodi economici e arrivistici, e poi è bravo a criticare che c'è corruzione, che c'è questo, che c'è l'altro, ma ognuno parcheggia dove vuole e poi sconosce l'amico che gli toglie la multa. Ognuno beve quanto vuole, poi se gli ritirano la patente va in un'altra città e si prende un'altra patente nuova, va addirittura all'estero a farsi la patente. Oppure conosce l'amico che pagando gli fa riavere la patente. Poi parlano della corruzione politica quando evadono denaro in tasse. È quello che non va. Vogliamo un paese disciplinato con una classe politica incorruttibile? Dobbiamo iniziare da noi stessi, non pretendendo diritti e privilegi che non si hanno diritto di avere. Ti arriva la multa in cassa, la paghi. Hai guidato ubriaco, accetti che per un anno o per 10 non guidi più la macchina. Parcheggi in doppia fila, muore una persona, costituisciti. Forse non andrai in carcere e andrai ai lavori comunitari. Ma se tu non vuoi la stessa severità che vuoi che i politici debbano rispettare, allora non succederà mai. Perché così come tu puoi evadere nel tuo piccolo e poi arrivare anche a causare la morte di una persona perché hai parcheggiato come stronzo in doppia fila e non sei andato a levare la macchina quando hai sentito le sirene dell'ambulanza e il pianto della moglie che il marito gli moriva e dei figli, allora se tu evadi in questo modo con le tue porcaggini, aspettati che Andreotti e gli altri facciano di peggio, perché così essere mafiosi, tutti complici nel delitto. Allora, per questo è tutto, tanto se no reitero le stesse cose. Questa cosa mi ha fatto incazzare, però poi non voglio fare un video di un'ora che poi tardo molto in caricare. Ma guarda, finire l'anno così con una morte inutile, solo per la negligenza dei vicini di casa. Se volete il cambio politico, iniziate da voi stessi, che poi invece andate a farvi togliere la multa, a non pagare le bollette dei servizi, a non pagare il canone. Il canone è ingiusto pagarlo? Protesta politicamente, fa che una forza politica lo levi, ma evaderlo è criminale. E poi vai a vedere le cene pazzi dei politici e vuoi che vadino in galera quando tu non paghi il canone, non paghi le multe, non paghi i servizi, non paghi nulla. Iniziamo a essere intransigenti con noi stessi per esigere agli altri severità. È così che funziona. Ciao, questo è tutto. Forse prima di domani farò un altro video, però nel caso non posso fare un video per fine anno, già da adesso vi saluto e vi auguro buon anno nuovo. Speriamo che sia meglio il 2015 di questo 2014, perché altrimenti è inutile cambiare di anno. Rimaniamo con quest'anno, perché arrivare all'anno nuovo? Se il 2015 sarà peggio, cosa che io temo che sia certa, allora rimaniamo del 2014 e non cambiamo d'anno. A me l'anno prossimo, se sarà una merda, mi chiedono che anno è e io dico 2014, non ho cambiato, perché tanto quest'anno nuovo è una merda. Ciao, arrivederci e a presto dal vostro Sant'Enchan, grazie di seguirmi. Questo è stato uno sfogo, perché veramente mi ha dato rabbia sentire quella notizia di Napoli. Ciao!